praticato è sempre più complicato. Tra gli esami invece c'è una comunità ormai di persone che coinvolge appunto tantissimi giovani che riesce anche a praticare questi valori. Questi valori vanno praticati in ogni modo. E io chiudo con due osservazioni. La prima è quella di praticare questi valori anche della identità di genere e del rispetto delle differenze in tutti i campi, a partire per esempio dallo sport. E così diciamo entro anche nel merito di una cosa che mi compete come delega. Ed è per questo che il mio impegno preciso in questo governo, il tempo che durerà, vediamo, però diciamo, speriamo di fare in tempo, per approvare, vedere approvata una legge sul semiprofessionismo femminile, per dare alle nostre ragazze atlete, anche alle tantissime campionesse, perché non dimentichiamoci che soprattutto in questi ultimi anni le nostre atlete, le nostre sportive nel calcio, nella pallavolo, in tantissime discipline sono state e rappresentano tuttora un'eccellenza, ma non hanno nel mondo dello sport pari dignità. E questa cosa è un diciamo, esempio di arretratezza culturale che ancora viviamo, che è insopportabile, che non può essere in nessun modo più diciamo, preso in considerazione. Secondo spunto e ultimo, in qualche modo superati anche dalla testimonianza che chi ha ruoli di responsabilità, a partire appunto da ministri, chiunque altro, deve avere nell'usare le parole e i linguaggi giusti. Il nostro paese è ancora oggi spesso ricco di frasi sessiste, di pregiudizi che derivano da ultime anche dichiarazioni appunto dei dirigenti sportivi, che derivano anche quella secondo me da una resistenza culturale forte che noi dobbiamo combattere se come paese vogliamo fare comunque dei passi avanti importanti, vogliamo coinvolgere anche tutte le ragazze a credere nelle loro capacità, nei loro talenti. Vi ricordate Nina e Lelou, dell'amica geniale di Elena Ferrante, cioè due ragazze straordinarie, con tutte le differenze di quella storia, con la realtà di oggi, che hanno creduto nella loro capacità e che sono state messe nelle condizioni, soprattutto da loro stesse e da loro talenti, di fare veramente la differenza. Quindi io vi ringrazio, non entro nei dati, intanto perché non mi compete, ascolterò adesso con piacere la seconda parte, poi soprattutto perché credo che quel lavoro entrerà sul lavoro specifico, entrerà più nel dettaglio la ministra Elena Bonetti. Io sono felice che lei si occupi di questi temi, perché anche se ci conosciamo da poco ho apprezzato subito il suo approccio, la sua attenzione evidentemente su tutte queste tematiche, ma ringrazio soprattutto tutta la famiglia di Terre des Hommes, Natalia Vergari, ma anche Paolo Ferrara, Federica Giannotti, tutto questo gruppo straordinario di donne e di uomini che l'Italia, come nel resto del mondo, sta veramente facendo la differenza. Grazie. Anche tanti rappresentanti di associazioni, di organizzazioni, di istituzioni. In realtà queste sono state anche un po' le mie tappe personali, da quando a 12 anni avevo iniziato il mio impegno in un'organizzazione internazionale di cui poi sono diventato negli anni presidente, per poi ritrovarmi garante per l'infanzia e l'adolescenza e oggi al governo come ministro. Quindi, come potete immaginare, i ricordi che mi legano anche a tutto il percorso di cui parliamo oggi sono tanti, a partire proprio anche dal viaggio straordinario, dalla missione che ho fatto, che mi consente oggi di testimoniare in prima persona il lavoro di Terre des Hommes, perché io sono stato in Perù insieme tra l'altro a due eccellenti giovani attori, Mirko e Brando dei Braccialetti Rossi, e abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria di cui ancora oggi tantissime persone mi chiedono e hanno avuto testimonianza. E quindi io mi sento molto a casa insieme a Donatella Vergari, alla quale va veramente tutto il mio grande affetto, ma soprattutto la mia stima per l'instancabile lavoro che fa. Devo dire che penso di aver partecipato più o meno, forse anzi, a tutte le presentazioni di In Difesa da quando esiste il rapporto, e ogni volta anche io, come te Donatella, quando ricevo l'anteprima diciamo, del rapporto, mi approccio sempre con un misto di paura e di fiducia. Di paura perché so purtroppo che la fotografia che in qualche modo deriva dal rapporto e deriverà ogni anno, presumibilmente sarà una fotografia estremamente drammatica, ma allo stesso tempo ho anche la fiducia che viene da quella certezza che ogni anno noi abbiamo nel vedere che ci sono dei passi avanti comunque importanti, straordinari, che scaturiscono proprio dal lavoro importantissimo di organizzazioni come Terre des Hommes. Vedete, la cosa più importante di questo rapporto, lo dico per chi veramente dovesse magari essere qui per la prima volta, è la capacità di offrire dati
storie, elementi certi che sono fondamentali a orientare l'attività di tutti e soprattutto di chi, come me, come la ministra Elena Bonetti, come tutti quelli che hanno delle responsabilità e devono prendere decisioni, questo rapporto orienta e aiuta a lavorare meglio, perché offre con una grande trasparenza e con una grande lealtà uno spaccato importante, approfondito, serio, che nasce dalle esperienze dei tanti operatori, delle tante operatrici che Terpesom ha in giro per il mondo, che nasce dall'esperienza vissuta e quindi non soltanto da sondaggi o percezioni, ma dalla realtà. E questo è fondamentale per chi, come me, come appunto la ministra Bonetti e gli altri esponenti del governo, poi devono portare avanti dei programmi, delle azioni, degli interventi che vadano verso la risoluzione di questi temi. Sono veramente ancora lontani dagli obiettivi dell'Agenda 2030, però sicuramente siamo in un percorso importante, in un percorso dove i giovani sono sempre più protagonisti. A me piace tantissimo il fatto che Terpesom abbia puntato in questi anni molto sul senso della partecipazione dei ragazzi. Ci credo, ci ho sempre creduto anche da garante, anche nella mia recente esperienza da sottosegretario, una partecipazione autentica e anche molto voluta dai ragazzi stessi. Siamo in un'epoca storica in cui tantissimi coetanei di voi che siete in questa sala in queste settimane hanno manifestato nelle piazze, in giro per il mondo, sui temi dell'ambiente, ma anche su tantissimi altri temi. Questa partecipazione che voi avete anche coltivato attraverso la nascita di questo network radiofonico di Indifesa, delle radio gestite da ragazzi, è un esempio straordinario di coinvolgimento autentico dei ragazzi e di come i ragazzi possono essere veramente il grande veicolo di trasformazione per un paese della comunità.